Matcha time! Andremo a preparare il matcha latte. Chi mi conosce sa che adoro questo tè verde, molto prezioso tra l'altro. Utilizzeremo del latte vegetale, per me quello che risalta di più il sapore del matcha è il latte d'avena. E adesso andiamo a scaldarlo. Prepareremo due versioni di matcha, il matcha blu per la sera, matcha verde per il giorno. Un cucchiaino a tazza. Nel frattempo prelevo un po' di latte caldo, occhio non bollente, dal pentolino e lo utilizzo per amalgamare le polveri. Io ho questo montalatte che è molto pratico, ma potete usare, se ce l'avete, quello originale in bambù che vi metto qui. Li abbiamo amalgamati, vedete che c'è un po' di schiumetta, perfetto. Adesso aggiungeremo il nostro latte vegetale. Le nostre tazze fumanti di matcha latte sono pronte. Adesso, se vogliamo dare un tocco da bar, faremo la schiumetta con lo stesso latte. Che dite, effetto bar raggiunto? Direi proprio di sì, guardate che meraviglia anche di colori. Vi aggiungo qui un link dove lo preparo con l'acqua, quindi un altro mio video, e direi buona merenda a tutti con Spa Kitchen.